Gentili telespettatori di Teleromagna, bentrovati sugli schermi della nostra emittente. Immagini dal Romeo Neri di Rimini, dove le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo dopo tanto parlare durante la settimana. Eccovi servito, vi stiamo per offrire le immagini di questo avvincentissimo derby di Romagna tra Cesena e Rimini, che torna dopo 22 anni, 18 maggio del 1981, l'ultimo derby tra le due squadre del Cesena e del Rimini in Serie B con i gol di Arrigoni e Saltutti. Dicevo, dopo quindi 22, ormai 23 anni, torna questo importantissimo derby sentito dalle due squadre, dalle tifoserie, dalle città, comunque da ambedue le fazioni in maniera impressionante. Le squadre, passiamo subito a presentarvi le formazioni. Il Cesena, lo sapete benissimo, ormai avrete letto in questi giorni tutto sui giornali, grosse novità non ce ne sono purtroppo, perché la tegolona di due giorni fa che è caduta sulla testa del Cesena, che si è visto squalificare in maniera, direi quasi, non dico assurda, ma sicuramente con ingiustificato ritardo proprio al venerdì, senza neppure dare la possibilità alla società bianconera di fare ricorso al reclamo. Dicevo, la squalifica di Confalone per due giornate, sarà già tanto se in settimana riusciremo a fare ricorso per ridurre a una la giornata di squalifica. Comunque Cesena è rattoppato e pieno di giovani, ma Castori durante la settimana ha predicato umiltà ma al tempo stesso grande dignità e grande coraggio. Non faremo di certo le barricate, non giocheremo per difendere, anzi andremo a Rimini per vincere. Questo è il messaggio chiaro e forte di mister Castori, un uomo che dopo queste prime 9 giornate si è già dimostrato vincente alla guida della panchina bianconera. Leonardo Accori, detto Leo, invece mescola, mentre l'arbitro, che è il signor Pantana di Macerata, si appresta a dare il via alle ostilità. Dicevo, mentre Leo Accori ha mescolato un po' le carte in tavola durante la settimana, ha detto che forse avrebbe rivisitato anche il disegno tattico della sua formazione. Poi alla fine il sacrificato è stato Di Nicola, abbastanza di sorpresa. Di Nicola escluso dall'11 titolare, trova posto in panchina. Ma vediamo le formazioni. Il Rimini schiera Aldegani in porta, poi Mastro Nicola, D'Angelo, Zini e Bravo, che ritorna dopo una lunga pausa forzata per infortunio, è l'unico ex fra l'altro della partita odierna. Dicevo, Mastro Nicola col 2, D'Angelo capitano con il 4, Zini con il 6 e Bravo con il 3. In linea mediana trovano posto Trotta con il numero 7, Di Giulio e Tasso centrali rispettivamente col 5 e con l'8, poi Racchini con l'11. Ricchiuti alle spalle di Docente, che è stato preferito, dicevo, a Di Nicola dal primo minuto. Seguiamo questo assolo di Cavalli, attorniato da due giocatori, guadagna un corner importantissimo che fa alzare la squadra del Cesena in questo primo minuto di gioco. Dicevo, invece, la formazione del Cesena abbastanza, non dico scontata, ma visto le tante assenze, visto le tante defezioni, attenzione a questo corner, c'è la respinta di testa in fallo laterale all'altezza della panchina delle Rimini. Dicevo, il Cesena invece schiera Indiveri in porta, poi Tedoldi ritorna anche lui dopo una pausa per infortunio, Tedoldi col 2, coppia centrale Bocchini e Rea rispettivamente col 5 e col 6. Bocchini fra l'altro capitano, vice capitano Biserni, quindi Bocchini ha ereditato la fascia da capitano lasciata da Confalone. Poi Groppi con il numero 3 a centrocampo, un centrocampo disegnato con Biserni centrale, alla sua destra c'ha Ceccarelli, alla sua sinistra ha De Feudis, un pochettino più avanzato on fianco il numero 10 alle spalle della coppia Pozzi Cavalli. Questo detto delle formazioni, rapidamente anche le panchine. Rimini con Bizzarri, Di Fiorio, Di Nicola, Di Loreto, Mussoni, Bordacconi e Floccari. Il Cesena con Vecchini, Ferrini, Triccoli, Fiore, Piccoli, Pulsetti e Bernacci. Attenzione ancora il Cesena, Pozzi in contratta duro, ma la meglio la squadra di Rimini. Mastro Nicola cerca la fascia Trotta, ma sbaglia il pallone in fallo laterale accompagnato dal capitano Bocchini. Palla al Cesena, sono le prime schermaglie, 2 minuti e 20 trascorsi, Groppi con la palla nelle mani. Il Rimini chiaramente viene da una doppia sconfitta, la prima 7 giorni fa a Cittadella, Padova per 1-0, la seconda invece in casa 15 giorni fa contro il Pisa.